Vediamo cosa Tyr ha in serbo per noi. Oh no, l'aurora protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ecco, ci siamo. Ragazzo. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, fine. Bene allora, mira alla faccia. Niente di speciale. Misero troll. Vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sabbia? Help!
Yert. Siamo vicini alla meta. Siede. Vino Lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso? Puzza di uovo marcio. Sarà ancora buono? Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa! Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo! I braceri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici, non l'avrebbe fatto. Dirò a Sindri che sono io. Voglio vedere che faccia farà. No, io l'ho taciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ama i segreti. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso. Sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah,
Oh, non ve ne andate. Sarò da voi tra 2 secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe... Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Oh. Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Oh. Oh. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo? Mi hai capito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Oggi non garantisco grandi risultati. Rotta. Credevano che ci avrebbe fermato. Bene, da che parte? Parla sempre del fratello. È vero.
Ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era un dea. Perché non la fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Allora portatela da me. Sapevi che eravamo dei? Perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Mamma dicevate che gli dèi erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Frey. Gli dèi Aesir sì che sono cattivi. Ma sai una cosa? Odin ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre, poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre.
L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. All'attacco! Non ancora. Ci ve ne pentirete. Oh, parli con me. Pensavo non ti piacesse il mio tono.
recuperare questi rovidiel. Segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Bene, com'è andata? Guarda qui.
qua! All'attacco! Fermo! Attento a sinistra! Andiamo, di qua! Carica! Fermo! Andiamo di qua! Carica! Ehi!
Vabbè. Abbiamo trovato una cosa. I viandanti. Ah, disgustosi. Che puzza. Ricoperti di ogni sorta di bestioline. Ma un'armatura splendida. Vediamo se riesco a sterilizzare un po' il tutto. D'accordo? Tuo figlio.
Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Siamo quasi. Finalmente.